Una partenza bruciante, assolutamente positiva e inaspettata, commenta così il primo giorno di apertura di proposte il presidente Piercarlo Viganò. La 29esima edizione della fiera dedicata al tessuto d'arredamento si è aperta oggi a Villa Erba a Cernobbio e proseguirà fino a giovedì 28 aprile. 69 espositori presenti, 9 in più dello scorso anno, per 4 di loro si tratta di un debutto, 40 sono stranieri, 29 italiani. Una partecipazione che conferma proposte un appuntamento imprescindibile per l'alta gamma del tessuto e del tendaggio sul mercato globale. Abbiamo cercato di interpretare al meglio le nuove tendenze, ampliato l'offerta, uno sforzo accolto con favore dai visitatori arrivati oggi. Un impegno capace di dare sempre un forte impulso al mercato, continua Viganò. Un ottimo avvio quello di questa mattina, con un'affluenza di visitatori molto alta che sinceramente ci ha sorpreso, commenta Viganò con entusiasmo. Le nostre aspettative sono positive. Una fiducia, spiega il presidente, che non si limita alla fiera. Il mercato, spiega Viganò, sta ancora reggendo nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Il conflitto tra Russia e Ucraina è in corso, dal punto di vista umano è una pena per tutti. Da quello economico però, per il momento, non ha fermato il mercato. Dopo 2 anni di pandemia, il mondo non è ancora tornato quello pre-Covid e la guerra non fa che accrescere le preoccupazioni sul fronte umano e sociale. L'affluenza registrata oggi a proposte ci fa ben sperare. Vedremo l'andamento nei prossimi giorni. Speriamo si mantenga buona, conclude il presidente Piercarlo Viganò.